Masi, curatore scientifico della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, un progetto che nasce nel 2019. Sì, abbiamo fatto questa scelta come Museo dei Mezzi di Comunicazione di inserirsi nel contesto leonardiano, tra l'altro che è un campo difficilissimo perché tutto il mondo ha fatto celebrazioni leonardiane in onore del suo 500° anniversario della sua morte. E noi abbiamo detto: che cosa prendiamo di questo personaggio? Prendiamo qualche cosa che gli altri non hanno preso fino ad ora, e abbiamo avuto la possibilità di trovare intanto tutti i temi per cui era vincente già il fatto che noi sviluppavamo un tema che nessun altro ha mai provato a sviluppare. E anche perché oltre che avere la capacità, di vedere nella divina proporzione una copia, ovviamente, come ho detto prima, e vedere quali sono i solidi che potremmo anche trovare, abbiamo trovato anche un collega mio, matematico puro, che ha riportato dalla bidimensione a tutti i calcoli per la tridimensione. E abbiamo trovato poi un personale che abbia fatto da quei calcoli anche l'effettiva realizzazione di questi solidi che sono ora esposti nella nostra mostra qui che abbiamo portato a Vasto. Quindi siamo orgogliosi di aver portato questa cosa, e devo dire che sicuramente ce la metteremo tutta, perché, come stiamo facendo, anche che sia visitata anche dalla didattica, più che altro perché è questo che è il tema che noi abbiamo voluto approfondire. Certo, un percorso didattico, infatti ci sono esposti diversi strumenti, tra cui anche il prospettografo. Certo, che cos'è? È lo strumento che Leonardo stesso ha ideato nel momento in cui è stato fatto questa scelta di dire: mi rifai questi disegni, come ha detto Luca Pacioli a Leonardo, e gli ha detto: sì, te li faccio se mi insegni la matematica. Gli ha insegnato la matematica, quindi Leonardo è stato un appassionato da allora in poi di tutto quello che riguarda Euclide, quello che riguarda i grandi matematici anche della cultura greca e così via, e poi si è ideato questo prospettografo con il quale ha riportato dalla tridimensione, che erano stati già realizzati da Luca Pacioli con un falegname, alla bidimensione, riportando quei disegni che sono 60 opere d'arte veramente ciascuna, riportandoli a compendio nella Divina Proporzione. Professore alla Cultura Nicola Della Gatta, dal 21 gennaio a Palazzo d'Avaro sarà possibile visitare la mostra su Leonardo da Vinci, una grande occasione per Vasto. Una grande occasione di questa mostra, che è stata finora esposta soltanto presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale. È una mostra didattica, la cui fruibilità è anzitutto riservata agli istituti scolastici del nostro territorio, e che vedrà la partecipazione in tante istituzioni pubbliche, il patrocinio della Regione Abruzzo, della provincia di Chieti e del Comune di Vasto, che è onorato di ospitare questo evento, che si concluderà il 3 maggio e che quindi ha un valore anche in chiave turistica.